C'è un'innovazione culturale e anche legislativa in questi attacchi, oppure siamo a una riproposizione semplice della cultura reazionaria? No, diciamo che c'è sicuramente un, diciamo, un salto di categoria sotto due diversi aspetti, nel senso che l'attacco al diritto di sciopero, che è stato ampiamente annunciato, parzialmente realizzato con la recentissima conversione del decreto legge sul cosiddetto sul Colosseo, ma diciamo annunciato dallo sottosegretario Del Rio, che proprio pochi giorni fa ha scritto a CGIL e CISL UIL dicendo che bisogna fare una regolamentazione immediatamente per Roma e provincia per il giubileo, ma tendenzialmente per il diritto di sciopero in generale, sconta come dire, la chiusura di un ciclo che non è solo nel mondo del lavoro, ma anche fuori dal mondo del lavoro. La chiusura del ciclo è quello del avvenuto svuotamento, diciamo, di tutti quegli spazi che potevano essere, tra virgolette, di rappresentanza politica e sindacale. Il suo aspetto nuovo è che si accompagna con la riforma del modello di contrattazione. Nel senso che, come si sa, il governo ha, diciamo, dato alle parti sociali, a Confindustria, un mandato a termine breve per rivedere il modello di contrattazione, e la proposta unica sul tavolo avanzata da Confindustria è quello di un contratto collettivo sterilizzato dalla discussione sul salario, che viene rimessa solo a livello aziendale. Ecco qui che vediamo come modello sociale e modello economico autoritario coincidano perfettamente. È chiaro che se la contrattazione ritorna a livello aziendale, è impossibile qualunque forma di conflitto, è possibile qualunque forma di mediazione politica, e quindi il conflitto individuale è stato sterilizzato con il Jobs Act, quindi chiunque si opporrà verrà cacciato via. Rimane da sterilizzare il conflitto collettivo, perché se, diciamo, fino ad oggi, o meglio fino a ieri, bene o male il conflitto, una certa dose di conflitto collettivo poteva essere sopportato nella misura in cui, come dire, la dinamica sociale era governata più in alto da un tavolo di concertazione, quando io la dinamica sociale la regalo impresa per impresa, scuola per scuola, preside per preside, prefetto per prefetto, non posso più sopportare nessuna forma di conflitto, perché ovviamente basta uno sciopero riuscito, basta una manifestazione riuscita, basta come dire, un sommovimento di forza per cui il meccanismo completo mi salta. Ecco qual è, diciamo, la novità: non è uno spirito antipadronale, no, è solo la quadratura del cerchio legata al fatto che non c'è più mediazione sociale, non c'è più mediazione politica, c'è, come dire, burocratizzazione del comando, che poi viene fatto scendere sul territorio, e siccome il territorio è contendibile non deve essere permessa nessuna forma di contrasto. La scissione tra cittadino lavoratore e cittadino fruitore di servizi, su cui lavora molto della propaganda contro gli scioperi, per esempio nel servizio pubblico, è come campagna in cui i diritti siano sia quelli del, siano ricomposti anche nelle stesse persone. Ma secondo me, diciamo, in larga parte è un contrasto inesistente. Prendiamo l'esempio dell'ultimo decreto Colosseo. È chiaro che è completamente inventato. Come dire, non lo dico io, lo dice purtroppo Sgarbi. Un turista che deve aspettare 2 ore davanti al Colosseo che apra ha la possibilità di vedersi l'area archeologica più importante del mondo. Il contrasto non esiste, è assolutamente inventato, è un fatto benefico per lui, che invece di guardare il Colosseo, che forse è la cosa meno interessante, diciamo, dell'area, possa passeggiare e vedersi il Palatino. Detto questo, si contrasta in un modo semplice, e che secondo me, e su questo sono ottimista, sta passando. Cioè, a Roma la percezione che siano
i lavoratori dell'ATAC e del TPL che stanno cercando di salvare il servizio pubblico e che invece siano, come dire, tutta la filiera del comando che lo hanno distrutto e lo vogliono definitivamente seppellire, sta passando. Cioè, da questo punto di vista, che il disservizio, come dire, è ciò contro cui si sta battendo, è qualcosa che si sta cominciando a costruire, anzi sono forse gli unici con cui si sta battendo. Quindi la sfida ovviamente è difficilissima, è riuscire ad avvicinare le persone, ma sta diventando paradossalmente più semplice di un tempo, nel senso che quando tu hai una persona che ogni giorno fa un'ora di attesa per un autobus che non passa e quando passa è pieno, è puzzolente, sgangherato, il giorno che va lì e gli dicono guarda oggi gli autisti di quell'autobus lo hanno fermato per protesta contro l'ATAC, gli viene da dentro dire hanno fatto bene. Quindi diciamo tra virgolette è un contrasto dove la distruzione dei servizi pubblici essenziali, progressiva, inesorabile, è tra virgolette a favore della ricomposizione di questo contrasto. Cioè oggi quella contrapposizione apparente fra fruitore del servizio e chi lo esercita è diventata una possibile alleanza per salvarlo.